Salve a te a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa alla fine assieme a Kratos e a Freya abbiamo lasciato il regno di Vanheim, dove appunto la stessa Freya è riuscita a liberarsi della maledizione che la teneva imprigionata a Midgard, ha fatto pace con suo fratello Freyr, si sono chiariti, alla fine confrontati in maniera assolutamente civile, e quindi poi ci siamo diretti di nuovo verso casa di Sindri per ritrovarci comunque finalmente appunto con gli altri, soprattutto ragazzi con Atreus, con il quale Kratos aveva una specie di conto in sospeso, se vogliamo chiamarlo così, perché appunto Atreus ragazzi era sparito per un paio di giorni e non ha detto la verità su dove sia andato, quindi Kratos e Freya hanno cominciato a sospettare che effettivamente Atreus fosse andato da Odino. Lui ovviamente la verità non la può dire, perché non può dire di essere stato nel Bosco di Ferro, non può dire di aver incontrato Angerboda, insomma non può dire tante cose. Fatto sta che Kratos ha cercato di tirargli fuori la verità come al solito con i suoi metodi un pochettino aspri, un pochettino duri, però lo sappiamo ragazzi, e Kratos è fatto così. E Atreus ragazzi in piena fase di ribellione adolescenziale, perché ovviamente c'entra anche quello, si è sentito dare addosso praticamente da tutti, anche da Freya e dagli altri, ed è praticamente esploso, cioè in preda comunque alla rabbia, alla frustrazione, e si è addirittura trasformato in orso ragazzi, quindi ha perso completamente il controllo, aggredendo tra l'altro anche Sindri, alla fine scappando, fuggendo, e quindi adesso ci siamo ritrovati con Atreus in un altro luogo, credo, non so se è il luogo effettivamente che circondava la loro casa, in ogni caso lo scopriremo ragazzi adesso. E quindi eccoci qua. Un sacco di Hellwalker, okay. Decisamente Midgard. Esatto, quindi continuate pure, così mi scaldo. Da un lato risposto alla mia curiosità. Casa, dolce casa. Esatto, quindi siamo tornati a casa, quindi siamo tornati a Midgard. Aia, continua a farmi colpire. E niente, adesso devo trovare un riparo. Vedremo cosa succederà ragazzi a questo punto delle cose. Io non ne ho la minima idea. Comunque, cioè Atreus non è che potrà stare per fatti suoi per così poco tempo. O perlomeno non so se qualcuno lo verrà a cercare, anche se non so se possono immaginare dove sia andato a finire. Ok, continuiamo a procedere ragazzi e vediamo alla fine dove ci stiamo dirigendo. In ogni caso era un modo comunque per allontanarsi da tutti ragazzi. E questi! Qui la situazione è peggiorata! Beh, nettamente direi. Decisamente peggiorata. Che altro c'è? Lo sento. Ah, è qua. C'è qualcun altro? Sì. Perfetto. Almeno qui c'è qualcuno che non vuole uccidermi. Beh, oddio. Mica... cioè, no, sì invece. Tutti questi che ci stanno aggredendo. Un posto caldo. Ecco fatto. Poi penserò a dove andare. Questa missione principale ragazzi si chiama il fuggitivo. Trova un riparo, quindi prima troveremo un riparo, poi si penserà a dove andare addirittura. Quindi Atreus non ha la minima intenzione di tornare indietro. Non promette bene. Oh oh, e la questione non è affatto divertente ragazzi. Quindi gli spettri deviano tipo uno spettro. Le frecce runiche. Usare normali frecce, aia, per danneggiarli. Oh, cavolacci. Ok. Ovviamente possiamo colpirli anche così, ma aia. Fuori da me. Aia, oh. Minchia. Aggressivo questo spettro. Mamma mia, raga. Ok. Anche così liberiamoci di questo spettro fastidioso. Oh, aia, riesco sempre a farmi colpire, incredibile. Avanti così.
Avanti così, ci siamo ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ecco fatto. Stordisci pochi fatui sferici con R2. Ah, nel senso frecce sigillo o soniche. Ok. Perfetto, perfetto. Quindi contro i pochi fatui bisogna usare l'altro tipo di freccia, ragazzi. Uè, 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 uè. Resistenza al piccoletto, eh? Perfetto. Spettro. Magia furiosa e senziente tenuta insieme da un unico scopo: distruggere la vita. Una risposta di difesa naturale, considerato che è stata proprio la vita a permettere l'avvento del Ragnarok. Uno spettro viene creato quando tre fuochi fatui convergono in un'unica rabbiosa creatura. Se dovessimo incontrarne tre che stanno convergendo, è possibile interrompere tale processo. Non ho bisogno di aggiungere quanto caldamente ti consigli di farlo, ma lo aggiungerò comunque, quindi ovviamente sarebbe meglio proprio evitare che i fuochi fatui creino queste creature, perché sono molto più fastidiose, ovviamente molto più difficili da gestire e da combattere. Quindi allora qua c'è una gemma vitale, raccogliamola ragazzi. Oh, io sento dei corvi, volete dirmi qualcosa? Mi ha preceduto e credo che i corvi non siano un buon segno, ragazzi, perché sono un simbolo di Odino. Se non erro, lui usa i corvi, quindi non vorrei, ragazzi, che magari Odino, che già aveva parlato con Atreus, approfitti di questa situazione per ingannarlo in qualche modo. Prima pensa che sia stato d'Asgard, poi che menta. Voglio salvarti la vita, brutto idiota! Il suo fine è ovviamente molto più nobile, ragazzi, molto più grande di quello che pensa Kratos. Però, ovviamente, se non sa la verità, cioè, può sospettare un pochettino di tutto. Cioè, come condannarlo? Cioè, può pensare a qualsiasi cosa, ragazzi. Cioè, in effetti. Devo riarmi dal freddo. Sì, lo so, Atreus, però dobbiamo vedere un attimino cosa fare. Avanti così, ok. Stordito abbastanza. Lì ci sono altri fuochi fatui. Oh oh. Aia, tu ermana. Sti cavoli di fuochi fatui, ragazzi, sono un dito nel sedere, eh. Ok, ho colpito qualcosa finalmente. Era ora. Oh. Ma quanta gente c'è effettivamente qui a Midgard? La situazione è peggiorata fin troppo, ragazzi. Ok, facciamo così pure. Ok, perfetto, perfetto. Approfittiamo. Ecco qua. Aia, maledetti pochi fatui dei miei stivali. Per la miseria. Ok. E ci rimangono loro, ovviamente. Ecco qua, perfetto. Fuori un altro e fuori l'altro. Sempre se riesco a colpirlo, ovviamente. Ecco qua. Ok. Così li eliminiamo molto più in fretta. Però bisogna beccarli, ragazzi, con le freccine, ovviamente. Procedemos. Immagino che la strada giusta sia questa. Non ce ne sono molte altre. Anzi, non ce ne sono altre, quindi. Oh. Buon salve. Ecco fatto. Oh. Si è arrabbiato. Oh 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 oh. Questo è abbastanza spinoso, ragazzi. Quindi vediamo di starci attenti. Ecco qua. Non voglio usare la forma rabbiosa, ragazzi. Perlomeno non adesso, perché penso sarebbe più uno spreco che altro. Ecco qua. Approfittiamone, si è incastrato in mezzo ai cespugli. Che bello, che bello. Trovo un riparo, ma poi dove posso andare? Il punto è quello. E vedi, ogni volta che fa sta domanda si sente un corvo che scornacchia in sottofondo. A meno che non provi a ritornare nel Bosco di Ferro, ragazzi. Forse è l'unico appiglio sicuro che ha attualmente, in effetti. Avrebbe anche abbastanza senso. Se come vado cosa. Ad Asgard, seguo la profezia in cui mio padre muore. Ma se rimango chiuso in casa, non potrò fare nulla per impedirlo. Immagino che ad Asgard potrò almeno tenere d'occhio Odino, fare la spia, scoprire il suo piano, assumere il controllo. Assumere il controllo. Un ragazzino quindi vorrebbe assumere il controllo su una situazione che controlla Odino. Va bene, però giustamente, come sta ricordando adesso, se vado ad Asgard poi la profezia si avvera di regola. Quindi, cioè, visto che
Dicono sempre, ragazzi, che le profezie non si possono cambiare. Mi chiedo come pretenderebbe di cambiarla andando comunque ad Asgard, che sarebbe in ogni caso molto rischioso, ragazzi. Cioè, molto azzardato come passo, quindi sta pensando forse alla cosa più folle che potrebbe fare adesso. Non posso andare ad Asgard. Ah, ok, ok. Un po' di sale in zucca, ragazzo, perché... Cioè, poi non sai in che situazioni ti ritrovi. Quelle sono foglie rosse. La casa di Freya. Ah. Boschetto del santuario. Sì, è proprio la casa di Freya. Esamina la casa abbandonata di Freya. No, la tartaruga. Ma è morta o Oddio. Stavo a dire in letargo, però... Di solito le tartarughe quando vanno in letargo si mettono al calduccio, come tutti gli animali, solitamente. Ciao, Urli! No, dai. No. Ciao, Urli. Ti prego. Ti prego. Ciao, Urli. Oh. Ehi, bestione. Sono qui ora. Non temere. Ancora viva, per fortuna. Però dovrei così... alzarti per farmi entrare in casa. Ce la puoi fare? Forza, Charlie! Devi farlo per forza! Io non posso aiutarti se tu non... Emily! Ok, possiamo salvarle la vita, però dobbiamo riscaldarla, appunto, se no così morirà. Vediamo un po' cosa c'è. Lo so. Cosa c'è qua intorno, ragazzi? È freddo. Sì. Oh, meglio chiudere la finestra, prima di curiosare. Ok, mi pare sensato, molto sensato. Freya non si prende cura di te. Già, preferisce inseguirci. Dai, riscaldati un po'. Da questo casino si può ricavare un fuoco. Ok, stavo giusto per chiedere. Dobbiamo accendere un fuoco? Accendi un fuoco per Charlie, perfetto. Un'armatura da Valchiria. Si abbina alle ali sul muro. Da una sua amica. Chissà che le è successo. E chi lo sa. È di Baldur. Mi chiedo come mio padre abbia ottenuto il suo perdono. Beh, non l'ha ottenuto, in effetti. Wow, è bellissimo. Non ho mai visto una cosa del genere da queste parti. Dalla sua casa di Vanheim. Deve mancarle molto. Ok, questo è segnato, ragazzi, come obiettivo, eh. Ok, bello, ok. Dai, riscaldati un po'. Non so se è un diario. Assurdo che non sia tornata a controllare la casa. A controllare te. Non è una scusa. Ok. Pensavo lo leggesse, invece ha semplicemente preso le pagine per accendere il fuoco. Prego. E ora dove vado? Non posso restare. Non posso lasciar morire mio padre. Deve esserci qualcosa che posso fare. Eccolo là. Non temere, amico. Credo sia qui per me. Me la caverò. Almeno credo. Ok.
Ok. Sono pronto. Ah. Portami da lui. Lo sapevo. Lo sapevo. Che alla fine sarebbe andata così. Porca paletta. Dovevo imparare a nuotare prima che Midgard gelasse. Per quanto riguarda Chaorli, ragazzi, Freya deve essere stata così ossessionata nel darci la caccia da trascurare la sua gigantesca casa tartaruga, il suo cosiddetto amico. Quando all'inizio ho visto Chaorli al freddo ho pensato che fosse morto. È vivo, ma sta congelando lì fuori da solo. Ho acceso un fuoco per riscaldarlo, ma qualcuno dovrà prendersi cura di lui regolarmente per farlo sopravvivere. Beh, speriamo che appunto riesca a sopravvivere, povero Chaorli, che c'entra nelle questioni assurde degli esseri umani, che poi non sono tanto esseri umani. Ma vabbè, in ogni caso ragazzi, che roba. Chissà perché io in qualche modo me lo sentivo che alla fine avrebbe deciso di andare da Odino. Poi prima ha pensato ad una cosa, poi ci ha ripensato, poi ha detto no, non posso andare lì. E alla fine ragazzi, niente, quando Odino gli ha offerto la mano perché gli ha mandato il corvo, ha detto ok, va bene, andiamo lì. Cioè io voglio salvare mio padre. Non lo so, cioè temo che Odino userà questa cosa ragazzi per non dico ricattarlo, perché non è quello il termine esatto, per magari usarlo in qualche modo, non lo so. Cioè Odino c'ha sempre secondi fini un po' strani. C'è nessuno? Diciamo così. Sono qui! Odino! Pianure di Ida. Uccello, questa è Asgard. Ehi, aspetta! Quindi siamo ad Asgard, è ufficiale, ovviamente. Muro è proprio Asgard! Aspettami, arrivo! Wow, che roba ragazzi. Muro di Hrimtur. Non so se la pronuncia corretta, di sicuro non lo sarà. Ma che figata, che bello ragazzi. Mamma mia, cioè i paesaggi mi lasciano sempre col fiato sospeso, è bellissimo. Abbiamo nemici anche qui, suppongo, ovviamente sì. Figurati, me lo sarei aspettato. Mi sembri buono. Beh, direi di no. È abbastanza arrabbiato, anzi direi. Approfittiamo. Ecco qua. Chi altro c'è? Ah, salve. Ok. Mi devo ricordare, ragazzi, di migliorare anche le abilità di Atreus, perché da un po' che non lo faccio, quindi è importante. Ehi, Odino, hai detto che ero il benvenuto ad Asgard. Beh. Forse Odino non ha il controllo su sti cosi. Forse, eh? Non lo so, oddio. Probabilmente sì, ma magari se ne frega principalmente, ecco. Ecco fatto. Ma quanti ce ne sono? Buoni. Bello. Ce n'è un altro laggiù. Bello impegnativo. Oh no, questo spara l'acido e il veleno. Ok, fuori un altro. Perfetto. Gemma vitale, già si fa interessante la situa ragazzi, eh? Tra l'altro ci troviamo di fronte a questo che lui ha definito muro e suppongo che impedisca proprio l'ingresso magari all'Asgard ufficiale, tra virgolette, quindi come faremo a passare? Anche questo è molto interessante. Allora, visto che abbiamo gli altri due slot vuoti, direi di inserirli questi accessori. Questo, insomma, permette di utilizzare una pietra curativa di rabbia per rigenerare una freccia runica e ridurre la ricarica dell'evocazione runica.
Mentre quest'altro fa sì che gli attacchi in mischia contro un nemico a cui sono stati inflitti danni sonici infliggono stordimento bonus. Perché no, ragazzi, visto che ce li abbiamo gli spazi, direi di inserirle. Poi, per quanto riguarda quindi le abilità, abbiamo un po' di punti. Allora, questo direi di sì, ragazzi. Mira tiene premuto R1 più a lungo per caricare una freccia ancora più forte che infligge danni aumentati e abbattimento. Quindi questo con R1, però mi devo ricordare. Mira e tieni premuto R2 più a lungo per scoccare una raffica di frecce runiche ancora più grande al rilascio del tasto, perché no? E questo, ragazzi, tieni premuto R2 per brandire l'arco ed eseguire un ampio attacco pesante. Applica i danni di stato dalla freccia runica attualmente in uso. Beh, interessante. Perfetto. Direi che così per ora siamo a posto, quindi vediamo comunque di procedere, ragazzi. Potevi almeno farmeli evitare. Vabbè, penso che per ora l'importante per Odino sia che è arrivato qui. Ecco qua. Già, allora, pericolo, lo so. Perfetto, i fuochi fatui sono vulnerabili alle frecce sigillo soniche. Perfetto, non ce ne dimentichiamo, ragazzi, perché dimenticarsene potrebbe creare non pochi problemi. Che così è molto più facile gestirli, appunto, come dicevamo. Sì, ma sto coso che continua. Ah, perfetto. So di lo devo distruggere o che gli devo fare. Ok, ecco qua. Ho appena usato l'abilità nuova che abbiamo comprato, ragazzi. Beh, credo sia la cosa più folle che abbia mai fatto. Ma se serve a cambiare il destino di mio padre. Bisogna vedere però se serve a cambiare il destino di tuo padre. Aspettami, arrivo. Devo solo trovare un passaggio. Ok. Ah, è lì il tizio, mica l'avevo visto. Mannaggia la miseria. Per cui sono giunto ad Asgard, sono dietro quel. Ok. Ha risposto di nuovo a. Ecco dov'eri! Ad una delle mie domande, ragazzi. Sono dietro quel muro. Beh, la cosa allora può essere considerata abbastanza problematica, perché pezzi d'argento, come cavolo facciamo ad oltrepassare il muro? Bella domanda. Allora, forse devo procedere da questa parte. Vediamo. Penso di sì. È da qua che si passa, ragazzi. Vai. Che dirò, Audino? Ciao, voglio essere tuo apprendista, suppongo. Ma non significa che ora sono un tuo servitore. Non nel senso predetto da qualche profezia. Gli dirai questo? Davvero? Auka! Davvero, davvero, davvero? Uè. Ok, approfittiamo, ragazzi. Sempre bene approfittare quando esce R3. Oddio, ma che fa? Esplode. Ah sì, a quanto pare. Aia. Tua hermana. Ecco qua, vai. Perfetto. Oh, i fuochi fatui. Vai. Fuori un altro. Abbiamo colpito anche l'altro, toppe. Ecco qua. Perfetto. Forse dall'altra parte del muro è più sicuro. Un momento. Come supero? La storia la di domanda su Rimtur non menzionava nulla. Se il figlio del muratore ha inserito una falla, l'ha detto solo a Freya. Potevo chiederglielo. Ma aspetta, perché Freya era a casa? Si è trasferita da noi? Era no, a casa. Calma, concentrati, Loki. Adesso sei di nuovo Loki. Vabbè, a parte tutto, in ogni caso non è casa, perché, cioè, nel senso, è una casa che vi ospita, non è casa vostra, punto 1. Punto 2, avrei potuto chiederglielo. Cioè, a chi cavolo poteva mai venire in mente di ricevere un'informazione Devo sul proseguire. Muro di Asgard muro da puoi provare a superarlo. Da superare, cioè, chi mai se lo sarebbe immaginato, quindi. Va bene, arrampichiamoci. Bisognerà superare il muro, fantastico. Davvero fantastico. Mi viene da sorridere, ragazzi, perché è tipo gigantesco, quindi superarlo così senza sapere neanche come fare la vedo un po' complicata, in effetti. Allora, questo forziere, niente, ragazzi, non possiamo toccarlo. Andiamo avanti. Qui c'è del fuoco, però. Mio padre brucerebbe tutto con le sue lame. Ma io che posso fare? Lì il fuoco c'è, però come facciamo? Forse posso usare la magia di sigillo sul mio arco. Brock diceva... Diceva la magia di sigillo sul mio arco. Se solo riuscissi a diffondere le fiamme fino al rovo. Sigillo?
Allora, usare frecce sigillo per provocare un bagliore di fiamme. Collega i sigilli per trasferire le fiamme. Ok, il concetto è tipo quello, ragazzi, che usavamo con Freya con i sigilli. Non mi ricordavo che potessimo usare. Lo potessimo usare noi. Non me lo ricordavo minimamente, ragazzi, in effetti. Ok. Ecco fatto. Perfetto. Ma quindi allora di regola possiamo usare lo stesso concetto di qua? Forse. Vediamo un po'. Mi servirà un'angolazione migliore. Dici? Però proviamoci lo stesso, perché comunque il fuoco magari da qui arriva. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ragazzi, e vai. Ottimo. Vabbè, meno male che mi hanno ricordato questa abilità qua, perché non me la ricordavo minimamente. Ecco fatto. Sigillo scheggiato. Atreus scocca una freccia sigillo guidata che rimbalza fra i nemici. Ok. Sinceramente, ragazzi, penso che per ora terrò questo comunque. Aumenta il numero di frecce scoccate. Anche se, oddio, in effetti sta roba pure potrebbe essere abbastanza utile, ma vabbè. Per adesso restiamo così. Torniamo di sopra e continuiamo a procedere. Visto che ci siamo liberati la strada, possiamo andare avanti. Vediamo un po'. Aspetta. Rumori di persone. Sì, infatti. C'è della gente appena qua fuori? A quanto pare sì. Ma tu guarda. Ti serve aiuto? Sembri un po' perso. Oh, sto cercando di orientarmi. Beh, non c'è niente da vedere qui, tranne un muro. C'è una porta dove entrare? No. A meno che tu non sia un dio Aesir, ma questo lo sapresti se lo fossi. Io? No, io vengo da Midgard. Cosa? Ma dai, pure io sono Skjoldr. Loki. Aspetta, voi venite tutti da Midgard? Sì. Il padre di tutti ci ha salvato dalla desolazione. Ci ha dato un posto dove vivere, ma noi lì non c'entriamo. Non si entra se non si conosce la magia. E tu non conosci la magia, vero? Un pochino, sì. Cavolo, attraverso i muri. Beh, no. Non ancora. Non potrei scalarlo e basta? Quello là, senza attrezzatura. No, non temi di morire? Beh, certo. Insomma, guarda quanto è alto. Ma Odino mi aspetta. Aspetta, conosci il padre di tutti? Io sono un suo apprendista. Oh, cavolo, cosa ti sta insegnando? Non lo so. Quanti allievi ci sono? Non lo so. Quanto ti trattieni? Non lo sai, ok. Adesso vado a scalare quel muro. Questa non me la perdo. Ti aiuto? Grazie mille, ma devo farlo da solo. Oh, non voglio mica scalare con te. Devo la mia vita a Odino, ma non gli devo la mia morte. Con questo non dico che cadrai. Dimentica le mie parole. Ok, vabbè, cioè... Quello era Ugin. Ti guida Ugin. Chi? Il corvo di Odino. Lo conosci? Ugin e Munin? Un'ottima guida. Ok. Questi due non sono come le spie che incontriamo nei vari regni. Ugin e Munin sono strani animali magici di Odino. A casa nostra li ho visti scomparire nei suoi tatuaggi. Mimir una volta mi ha raccontato in che modo sono diventati così. Un tempo erano corvi normali finché Odino non catturò la loro crudele essenza. Finirono quasi tutti arrostiti e mangiati per cena, ma tenne Ugin e Munin per i suoi esperimenti, cancellando loro la memoria e rendendoli schiavi della sua volontà. Mimir li ha definiti dei veri stronzi persino per essere corvi. Molto bene. Ma non credo che sia molto esperto di scalate. Vabbè, lui vola e basta, non credo che gli serva essere esperto di scalate. In ogni caso, Atreus ha voluto fare un pochettino lo sbruffoncello, diciamo così. Cioè, l'ha fatto... Cioè, ragazzi, cioè, arriva e dice già sono un apprendista di Odino. Non sappiamo se lui sarà d'accordo o meno e boh, non lo so, ragazzi. Bene, Loki, mi sembri un tipo in gamba.
Spero proprio di non guardarti morire. Grazie, caro. Anch'io. Ok, lo stiamo facendo davvero, ragazzi. Abbiamo iniziato non davvero. Devi guardare giù, sai? Mi piace guardare in basso. Così vedi i miei progressi. Wow, già grande. Questa te la rubo, sai? Cioè, ironiche come ultime parole, ma. Che hai detto? Niente, niente. Ehi, niente. Vai alla grande. Continua a tirarmela, ragazzi. E niente, abbiamo davvero iniziato a scalare questo muro. Pazzesco, raga. Pazzesco. Ok, ragazzi. Procediamo da qua allora. Via così. Che spettacolo. Avanti tutta, via. Wow. Puoi farcela, Loki. Grazie, Skjold. Grazie. Spero di sì. Ok, Skjoldr vive al di fuori delle mura di Asgard in un campo di profughi provenienti da Midgard. Immagino che Odino abbia davvero salvato molte persone dalla desolazione, anche se è stato lui stesso a causarla. Non ci avrei mai creduto, ma sono sicuro dell'onestà di Skjoldr. È simpatico, divertente e ha circa la mia età. Non sono venuto ad Asgard per fare amicizia, ma forse è già successo. Beh, parlare di amicizia è una cosa un po' esagerata, mi sa, però diciamo che è un tipo simpatico, dai. Perlomeno siamo stati un minimo accolti da qualcuno. Ok, posso farcela. Va tutto bene, continua così. Mamma mia, raga, comunque follia pura se ci pensiamo, eh. Cioè che alla fine Atreus sia davvero arrivato ad Asgard nonostante gli altri gli avessero vietato categoricamente di farlo. Di andarci. Non oso immaginare se Kratos davvero lo verrà a sapere. Cosa che suppongo che prima o poi succederà, ragazzi. Ehi, quindi... Hugi. Suppongo tu non sia il tipo che racconta storie per passatempo, vero? Già. Sapevo che l'avresti detto. No, c'è qualcuno che ci aspetta qua sopra, e te pareva? Auka! Uno spettro! Quassù! E che pallonze! No, no, no. Questi sono proprio antipatici, ragazzi. Ecco qua, guarda. Oh, 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 oh. Ammazza. Aggressive. Che altro c'è? Oh, state un attimo buoni, che già sono impegnata. Non vedete? Non vedete? Niente. Oddio. Oddio. Oh shit. Ehi, ehi. Mamma mia. Un grosso ritorno in sedere. Pure quassù, pure quassù. Mamma mia. Fermate un po'. Bastardo. Spettro bastardo. Niente, raga, io vado. Oddio. Non so se è proprio la cosa più saggia da fare, ma visto che così ci stiamo 3 anni, se no, a posto. Grazie per la sua felice partecipazione. È stato davvero commovente. Sì, sì. Ecco qua. Via. Ah, perfetto. Che c'ha quest'altro? Tirando uno spettro, questo si divide in fuochi fatui. Sì, 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 sì. Questo già l'avevamo capito, in effetti. Ma grazie per l'appunto, comunque. Perfetto. Sì, allora. Arrivo. Tiriamo giù quella catena. Tiriamo giù quella catena. Oh, oh shit. Non l'avevo mica notata. Ok, vediamo la freccia. Caso, adesso possiamo salire. Posso salire? Sì, adesso sì. E intanto, ragazzi, non riesco a sentire ciò che pensi. Odino sembrava riuscirci. Eri tu nella nostra capanna, no? Tu e tuo fratello, vero? Lo prendo per un sì. Beh, sì, però magari Odino li tiene nascosti, tra virgolette, in qualche modo i loro pensieri, non lo so. Visto che respira. Sono sue suoi alleati fedeli. Sì. Benissimo. Penso che il peggio sia passato. Non ci conterei poi tanto, in effetti, perché non forse c'è mai no. Fine al peggio. Esatto. Pezzi d'argent. Benissimo. Andiamo avanti. Pensa che buio qua dentro. Ecco qua. Ci stanno non i è che mi fareste fatui. Passare? No? Come volete. Già, già, non posso raccogliere questo fin quando non mi dispo di questi. Ok. Iii, boom e boom e boom. Che bello quando esplodono. Oddio, che sta succedendo? Ecco qua.
Perfetto, un altro line giù, laggiù, laggiù e via così. C'è un altro lassù. State calmi. Continuano a moltiplicarsi. Dai, via così e via colà e via colà di nuovo. Forza però, posso andare di là? Sì, se no così ci metto un'eternità. Ciao bello, ecco. Per poco. Via pure te. E via pure te. Quanti siete buoni. Mamma mia, regà. Ok, andiamo qua sopra. Ah, eccola la ponte. Se no veramente non ci sbrighiamo mai più. Ah, ce n'è un altro. Mica perché l'avevo visto, ragazzi. Ok, via un altro, perfetto. Oh, un po' di santa pace. Di qua ovviamente si continua, però volevo prima aprire questo piccolo forzierino. Gemma vitale e perfetto. Adesso possiamo procedere da quest'altra parte. Già, su, ho capito. Sì. Beh, che dovessimo andare su era già abbastanza chiaro in effetti. Via così. Oddio. Wow, ok. Sono collegati. Questo si può far saltare. Sì, ha senso. Credo. Ora anche l'altro lato, però. Anche l'altro lato, ma devo scendere di qua, suppongo. Sì, per forza di cose, ragazzi. Andiamo di qua, pezzi dungeon nel frattempo. Gemmina vitalina. E via. Bene. Può funzionare. Ecco fatto. Beh, spero di sì, spero che sta roba non sia troppo pericolante. Oddio. Vai. Bene così. Ah, Muppet. Minchia che volo, raga. Ah, altri fuochi fatui. Già. Via. E via pure te. No, via pure te ho detto. Via. Ok. Quanti siete? E via un altro. Vai. Ok. Qua dentro c'è niente. Tu puoi volare. No. Io devo arrangiarmi. Per forza. Comodo star lì a fare il maestrino quando c'hai un paio d'ali su cui contare. Ok. Legname, acciaio nanico e pezzi d'argent. Quanto argent, ragazzi? Tanto, tanto. Ok, possiamo salire di qua. Non vedo altre scorciatoie. Devo scalare ancora per poco. Vediamo. O forse ancora per tanto. Ma sono a buon punto. Sei a buon punto? Non lo so, io ho perso un pochettino il senso. Ehi, della distanza. Ugi, voglio raccontarti una storia. C'era una volta un gigante di nome Loki che pensava fosse una buona idea accettare l'invito ad Asgard da parte di Odino. Quindi Odino ha testato Loki. Voleva che scalasse da solo l'intero muro di Rimtur. Quindi una passeggiata. Che fa? Quindi che fa Loki? Continua a scalare. Siamo sicuri sia un test. Scala e scala ancora. Le sue braccia sono doloranti, le sue dita intorpidite, il suo respiro affannoso, ma Loki continua a salire. Un appiglio alla volta. Zitto e scala, su, scala e scala. Fino zitto in cima. E scala, scala e scala. E noi che si fa? Scaliam, scaliam. Stava proprio bene questo motivetto. Posso solo salire. Sì. Ok, ok. Avanti. Dai, devo tenere duro. Mamma mia, raga. La sto a vedere un po' malina, effettivamente, ma... Avanti. Ci mancavano i pipistrellacci. Quanto manca, mamma mia, ad arrivare. Spero non troppo. Ok. Che... Posso? Ci saliamo. Farcela. Posso farcela. Ci sulla sono quasi. Caduta, ragazzi, si ingrandisce. Ovviamente, oddio. Ok, sta andando da solo adesso,
Mamma mia, reggiti, per favore. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Oi! Salve. Ciao. Dunque, quale parte di questo enorme muro ti ha fatto pensare... Oh, i visitatori sono ben accetti. Sono stato convocato da Odino. Il padre di tutti ti ha convocato. Perfetto. Allora perché tu sei fuori e non qui dentro? Perché non glielo chiediamo? Hai finito? Ora, che cosa Odino, il padre di tutti, il re degli Aesir, potrebbe mai volere da un essere come te? È una cosa tra me e Odino. Tu non ne hai la minima idea, vero? Credi di potermi tirar su o... No, non credo che lo farò. Penso che invece ti mollerò. No. Sì, ti mollerò. Addio. Aspetta. Pensa quanto si infurierà il padre di tutti sapendo che hai ucciso il suo ospite. Loki degli Jotnar. Gli Jotnar. I nemici del mio popolo. Ma non ne dice una giusta. Sono tuo nemico. Sarò io a deciderlo. Ok. Di qua, Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn, ma tu sei Heimdall. Ovviamente. Heimdall. Ok ragazzi, allora, incredibile ma vero, guardiamoci indietro e guardiamo un po' fin dove siamo arrivati. Noi eravamo lì sotto prima. È pazzesco il fatto che Atreus abbia avuto l'incredibile capacità di riuscire a scalare questo muro, che è stato appunto eretto proprio per evitare magari che visitatori molesti andassero dove non dovevano andare. Però ad accoglierci c'è stato questo tizio. Non sembra essere affatto amichevole effettivamente. Però, allora, onde evitare ragazzi poi di ritrovarci in cutscene e di doverci fermare nel bel mezzo magari di cose importanti, e visto che siamo riusciti alla fine ad arrivare in cima al muro, direi per oggi di fermarci qua e di riprendere da qui la prossima volta. Qui dice: Heimdall mi ha detto che mi porterà da Odino, immagino che dovrò seguirlo. Quanto ci possiamo fidare ragazzi di questo Heimdall? Non lo so, fatto sta che Odino dovrebbe sapere tutto, no? Solitamente, è possibile che non sappia che siamo arrivati qui? Forse lo scoprirà a breve, magari in un modo o nell'altro, anche perché siamo stati guidati dai suoi corvi, quindi chissà ragazzi, chissà. Sono molto curiosa a questo punto di vedere cosa succederà e di vedere in che modo Atreus poi riuscirà a convincere Odino a farsi assumere tra virgolette come apprendista, pensando di poterlo fregare. Ma spero che poi non saremo noi a rimanere fregati, sinceramente, anche perché questa di Atreus ragazzi è stata una decisione presa un pochettino di pancia, un pochettino di fretta e senza forse neanche tanto pensare alle conseguenze effettivamente. Quindi chissà ragazzi, lo scopriremo solo giocando dalla prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!